un'attualità incredibile. Allora, quali sono i fatti? Giove subì una perdita dietro l'altra. Se noi leggiamo il capitolo 1, vediamo che lui non aveva nemmeno il tempo di elaborarle a livello razionale e psicoaffettivo. Cosa vuol dire? Questi sono termini moderni, è chiaro che non troviamo psicoaffettivo, il termine psicoaffettivo nella Bibbia, però noi possiamo attualizzare, e nel capitolo 1 possiamo attualizzare questi aspetti. Allora, noi esseri umani abbiamo bisogno di un tempo X per poter elaborare un'emozione. Se poi voi leggete gli studi sul lutto di Freud, no? Lui parlava appunto dell'elaborazione del lutto, che ci sono varie fasi, però ognuno di noi è diverso, perché uno può elaborarlo nel giro di 2 o 3 giorni, per l'altra persona potrebbero essere necessari 6 mesi. Non dico solo del lutto, ma altre cose, no? Allora, noi nel capitolo 1 leggiamo, anzi, a me piacerebbe se qualcuno potesse leggerlo, quei 6 versetti, Giove 1, 13, 19. Vi farò, se non vi dispiace, vi coinvolgerò in questo modo, così leggiamo dei versetti, ce ne saranno tanti, ma noi leggeremo quelli più significativi. Allora, se qualcuno può leggere Giove 1, da 13 a 19, vai. Giove, mentre suo figlio e sue figlie mangiavano e bevevano in casa del loro fratello maggiore, giunse a Giove un messaggero di Dio. I buoi stavano arando e le asine pascolavano vicino. Quando si è ripetuta tutte le volte, io solo sono potuto scappare. Questo però c'era, è vero, giusto, ma c'è anche un'altra che è significativa. Quello parlava ancora. Allora, il primo messaggero viene a dare una brutta notizia. Quello stava ancora parlando e ne arriva un altro per dargli un'altra brutta notizia e così via. Allora, quando noi leggiamo questa modalità di espressione, di narrativa, perché la Bibbia, soprattutto l'Antico Testamento, è piena di narrative, no? Questa narrativa vera, questa narrativa è questo modo di dire quello parlava ancora ed ecco che sopraggiunse un altro, dà una continuità alla tragedia e ci fa capire che Giobbe non ha avuto il tempo di elaborare a livello emozionale, a livello razionale, per capire cosa è successo, cioè, ma tutto adesso, capite? Quindi non ha avuto il tempo per elaborare tutte queste perdite una dietro l'altra, non le ha elaborate a livello razionale e psicoaffettivo. L'aspetto psicoaffettivo è molto importante, perché lui ha perso non solo i beni, perché tra l'altro lui era il più grande degli orientali, era ricchissimo Giobbe, non ha perso solo i beni, ha perso anche gli affetti, ok? Successivamente, questo non è il caso di leggerlo perché lo sappiamo, successivamente fu colpito nel fisico da un'ulcera maligna. Capitolo 2, versetto 7, ci dice e ci dà una descrizione di questo uomo che, ripeto, il più grande degli orientali, ricchissimo, noi lo vediamo seduto lì, accasciato, e l'unica, la Bibbia ci dice che l'unica soddisfazione, tra virgolette, era grattarsi con un coccio. Se qualcuno di noi ha avuto delle malattie dermatologiche del tipo pruriginoso eccetera, è da paura, cioè ti fa impazzire, no? Quindi ovviamente non i livelli di Giove, ma uno può avere anche solo una dermatite, una gamba, no? Che gli prude continuamente, continua a grattarsi, quella si arrossa, poi sanguina e così via, no? Quindi ecco, immaginatevi dalla testa ai piedi, e l'unico sollievo era grattarsi con un coccio, quindi faceva infezione, perché il coccio non sarebbe stato sterilizzato, no? Ecco, per cui era un serpente che si mangiava la coccia. La moglie invece di confortarlo sembra che lo disprezzi per la sua perseveranza nell'integrità morale e spirituale. Giobbe 2, 8, 9, la moglie gli dice:
ancora stai fermo nella tua integrità, sottinteso, con tutto quello che ti è capitato, e poi dice, ma lascia stare il tuo Dio e muori. Allora qui, adesso noi non entriamo nella questione perché sennò non finiamo più, ma c'è anche da considerare la moglie. Perché la moglie gli ha detto una cosa del genere? Se era la moglie, cioè la mamma di quei ragazzi, cioè anche lei è stata fortemente toccata, quindi questa sua reazione potrebbe essere una reazione della sua emotività, della sua della sofferenza del suo cuore di mamma che ha perso i figli, quindi si è sfogata nei confronti del marito, no? Però non approfondiamo questo perché sennò non finiamo. Ma vissuto dalla parte di Giobbe, no? Secondo la percezione di Giobbe, l'unica che poteva confortarlo in quel momento lì era la moglie che invece gli dice lascia stare tuo Dio e muore. Cioè, mettiamoci un attimo nel panno di Giobbe. Vogliamo una parola di conforto, invece questa persona ci dice ma muore. Non è che sia tanto consolante, no? Come cura pastorale non è che sia proprio eccezionale. Ok, questi sono i fatti. Adesso noi analizziamo la persona di Giobbe. Allora, Giobbe era un uomo retto e integro che temeva Dio e fuggiva il male. Questo lo dice all'inizio, proprio l'inizio, l'incipit del libro ci presenta Giobbe secondo queste caratteristiche. Questo praticamente è il versetto, no? Poi, sempre capitolo 1, versetto 3, viene definito il più grande degli orientali, Giobbe. Poi, se noi andiamo, vedete, per individuare il personaggio non dobbiamo accontentarci del primo capitolo, perché le informazioni, in questo caso di Giobbe, sono disseminate anche in altri capitoli. Allora noi, per avere una visione coerente e completa, intanto dobbiamo leggere tutto il libro sulla base di quello che ci serve. Ok, io adesso voglio capire com'è Giobbe, voglio fare un'analisi della sua persona. Allora non mi fermo al primo capitolo, ma lo leggo tutto e trago, magari segno su un quadernetto, tutte le informazioni che ricevo di Giobbe. Io ho fatto così, semplicemente una cosa molto molto semplice. Era talmente rispettato, Giobbe 29:7-11, se non sbaglio, è quel passo dove dice che lui era seduto alle porte della città, e alle porte della città anticamente si sedevano i notabili, gli anziani, le persone di alto rispetto. Era una specie di consiglio comunale, no? Detto in termini moderni. Erano quelli che decidevano le sorti della città. Tant'è che nel libro di Giobbe è scritto che se qualcuno stava parlando e vedeva arrivare Giobbe, quel qualcuno si zittiva, si sedeva e concedeva la parola a Giobbe. Quindi questo ci fa capire com'era rispettato, com'era visto Giobbe. Ed è importante quando noi analizziamo queste cose, quando vogliamo comprendere la situazione, il contesto, per poter trarre degli insegnamenti. È importante fare questa analisi della persona. Sempre nel capitolo 29 ci viene detto che lui era un giudice equo e onesto. Molti che avevano dei contrasti tra di loro si rivolgevano a lui perché potesse fare l'arbitro, il giudice. E perché si rivolgevano a lui? Perché sapevano che lui era equo, equilibrato, onesto, oggettivo, senza fare preferenze. Ed era anche un saggio consigliere, sempre nel capitolo 29. Ok? Queste sono alcune delle caratteristiche della persona, ma ce ne sono altre. Era uno che sapeva consolare gli altri. Giobbe 4:3-4, lo vediamo, e anche nel capitolo 29:24. Allora, questa sua capacità di saper consolare gli altri, a un certo momento, da uno dei suoi amici, gli viene rinfacciata. E qui cominciamo già a entrare
nel concetto dell'incomprensione in mezzo a una comunità. Tenete conto che ora per comunità io qui intendo Giobbe e i suoi amici, quindi è una comunità ridotta, però è comunque un gruppo dove c'è una interazione tra le persone, e gli amici erano tre più uno, no? Quello che non parla mai poi parla alla fine ed è l'unico che parla saggiamente, no? Quindi sono quattro più Giobbe più la moglie, se vogliamo, quindi è una comunità molto piccola, però i rapporti interpersonali che intercorrono tra questa piccola comunità sono significativi per aiutarci a comprendere come a volte noi ci sentiamo incompresi, soli, gli altri non capiscono quello che noi stiamo vivendo, non capiscono, non possiamo fare un'accusa, dare un giudizio, non lo capiscono, perché lo vedremo. Era un datore di lavoro onesto. Nel libro di Giobbe non si parla della Torah, quindi secondo alcuni studiosi il libro di Giobbe dovrebbe essere il più antico libro della Bibbia. Io personalmente non ho elementi a sufficienza per poter dire sì, è vero il libro più antico della Bibbia. Però, attenzione, anche se non si parla direttamente di Torah, qua e là noi troviamo degli insegnamenti della Torah. Per esempio, nella Torah è scritto che quando un datore di lavoro dà il lavoro a delle persone, alla sera le deve pagare. Ci sarebbe bisogno di Torah oggi nelle amministrazioni pubbliche, ma comunque deve essere pagato. Perché? Perché lui lavora per poter mantenere se stesso e la sua famiglia. La Torah condanna quei datori di lavoro che non danno la giusta retribuzione nei tempi giusti ai loro dipendenti o operai o lavoratori. Quindi implicitamente Giobbe mette in pratica un concetto, un insegnamento della Torah. Per cui io non lo so se, cioè anche per il fatto che non è citata esplicitamente la Torah, non è detto che solo per quello Giobbe debba essere prima uno scritto anteriore al Pentateuco. Quindi, però adesso a noi non interessa. Era un datore di lavoro onesto. Nel capitolo 31 sempre c'è scritto che era ospitale e generoso, generoso perché dava più del dovuto, perché lui poi diceva nel versetto, se non ricordo male, dice: tu hai sempre dato un piatto caldo a tutti, li hai accolti, gli hai dato un tetto, quindi era una persona molto ospitale. Non era affatto avido. Quando c'era da pagare i suoi operai, i suoi lavoratori, i pastori, questo, quell'altro, lui dava, e dava anche con prodigalità. Aveva e manteneva buone relazioni sociali. L'abbiamo già visto prima, quando arrivava lui, gli altri stavano zitti per rispetto, per dare la parola a lui. Perché lui sicuramente può dire delle cose più sagge di quelle che dico io. Quindi aveva ottime relazioni sociali. E poi ancora, all'inizio egli accettò la perdita di tutto ciò che aveva. Il famoso versetto: l'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto, sia benedetto il nome dell'Eterno. Risponde così alla moglie: donna, tu parli da sciocca. Abbiamo ricevuto il bene dall'Eterno, perché non dovremmo ricevere il male? L'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto, eccetera. Quindi noi vediamo questa integrità spirituale di Giobbe nel dolore, nella sofferenza, nella perdita, quindi nella tragedia. Ci insegna molto, eh? Tenete conto però, capitolo 1, Giobbe si comportò saggiamente senza peccare. Ritroviamo nel capitolo 2. Nonostante tutto, lui accettò da parte dell'Eterno questa cosa. E guardate che già dal mio punto di vista
una persona che accetta e dice il Signore ha dato, il Signore ha tolto, quando perdi tutto, perdi i tuoi figli, perdi e quindi non puoi diventare nonno. No. E questo mi coinvolge perché sono nonno di un po' di nipoti. E il fatto di perdere la salute e perdere la comprensione e il conforto della moglie, guardate che onestamente non so quanti di noi, io parlo per me, non so quanti di noi potrebbero dire Signore dato, Signore tolto, capite? Cioè, ma infatti subito dopo Giobbe cambia. Quando sono amici rimangono con lui in silenzio per 7 giorni, che vengono da lontano, noi non sappiamo quanto tempo ci hanno messo per fare il viaggio, sappiamo solo che sono venuti da lontano, sono arrivati lì, hanno visto Giobbe in quelle condizioni, non sapevano cosa dire, sono stati 7 giorni in silenzio con lui. Quindi hanno espresso in quel modo, tipicamente medio orientale, la loro vicinanza e la loro simpatia, no? Con il sofferente. E è interessante vedere che poi Paolo dice piangete con quelli che piangono, no? E fate cordoglio con quelli che fanno cordoglio, quindi un simpatizzare con la persona che soffre, cercando di empatizzare, di provare, immedesimandoci, provare le sue sensazioni. E i suoi amici hanno fatto la stessa cosa per 7 giorni. In quel periodo probabilmente, lo dico io, non è dogma, probabilmente Giobbe nel tempo di riflettere su ciò che gli stava capitando iniziò a lamentarsi. Infatti nel capitolo 1 non si lamenta, nel capitolo 2 non si lamenta, nel capitolo 3 comincia a lamentarsi. Ripeto, è una mia supposizione che abbia riflettuto, perché io mi sono immedesimato in lui e mi sono chiesto cosa avrei fatto io, e sulla base di quello che è stato scritto dopo, dei suoi lamenti, mi ha fatto arrivare a una conclusione, non so se giusta, non so se sbagliata, che lui abbia comunque riflettuto da essere umano. Perché tutto quello che gli è capitato, sono passati 7 giorni, ripeto, non so quanti giorni sono passati per il viaggio dei suoi amici, quindi è passato un tempo X. In quel tempo X, Giobbe ha detto, ma qui la situazione non migliora, supposizione mia, non migliora. E a quel punto, la situazione cambia. C'è una reazione. Ci sono però 3 elementi da considerare nella reazione di Giobbe, perché Giobbe ha avuto anche un moto di ribellione. Chi non avrebbe avuto? Siamo onesti. Almeno io presumo che in una situazione del genere, altro che aspettare 7 giorni, mi sarei lamentato già da prima. Perché, ecco. Allora, però ci sono 3 elementi da considerare. 1, le circostanze della sua situazione, cioè gli eventi che gli sono accaduti. Noi non dobbiamo mai dimenticare, quando diamo una valutazione dei fatti, del vissuto di una persona, non dobbiamo mai dimenticare che magari noi diciamo, ma se io fossi nella sua situazione mi comporterei in modo diverso, perché ognuno di noi ha dei modi di reazione diversi. Ci sono persone più fragili, ci sono persone più forti, ci sono persone più mature nella fede, ci sono persone meno mature nella fede. Quando capita un qualcosa di drammatico, non c'è un modo unico per reagire. Si reagisce in modi diversi. Allora noi dobbiamo considerare quello che gli è successo, le circostanze della sua vita, perché noi diciamo, guarda Giobbe che si è livellato. E si è livellato anche in modo pesante, dopo lo vediamo. E va bene, cosa gli è capitato? Quindi valutare le circostanze della sua vita.
della sua situazione. Queste erano sofferenze fisiche e morali. Già la sofferenza morale è qualcosa che ci atterra. O la sofferenza fisica è qualcosa che ci atterra e abbiamo solo un pensiero, quando finisce. È vero o no? Quindi, la sofferenza fisica o la sofferenza morale. Mettete insieme la sofferenza fisica e la sofferenza morale ed è una bomba pronta a esplodere. E questo è il problema della sua solitudine, del senso di solitudine, di incomprensione. La differenza tra il dato teologico e la realtà della sua situazione. Cosa significa? Qui nasce il senso di solitudine di Giobbe e di incomprensione, nel senso che lui si sentiva incompreso. Proprio qui, nella differenza tra il dato teologico e la realtà della sua situazione. Qual era il dato teologico? Era questa equazione. Tu hai peccato, vieni punito, perché l'Eterno punisce chi è. Allora, questo dato teologico esiste, c'è. Anche questo viene dalla Torah. Quindi, secondo me, non è vero che Giobbe sia anteriore a Mosè, al Pentateuco, ai libri di Mosè. Però, lasciamo stare. Il dato teologico è peccato uguale punizione. Perché nella Torah è scritto che se uno disubbidisce alle indicazioni di Dio, ai precetti di Dio, alle leggi di Dio, riceve maledizione. Tutte queste maledizioni, no, nel Deuteronomio, nell'ultimo capitolo, tutte queste maledizioni verranno su di te. Se invece tu osservi le parole di questo libro, della Torah, allora verrai benedetto così, 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 così. Allora si è formato il dato teologico. Peccato, allora, ubbidienza uguale benedizione, peccato disubbidienza uguale punizione. Ok? La sua reazione si basò però essenzialmente sulle domande, perché Giobbe sentiva il bisogno di arrivare a una maggiore comprensione di Dio e della sua azione verso gli uomini. Allora, c'è un dato teologico: chi ha peccato viene punito da Dio. Però Giobbe era integro, Giobbe era addirittura lui, quando i suoi figli, è scritto nel capitolo 1, quando i suoi figli facevano queste feste, questi pranzi, queste cene, lui il mattino dopo, di buon mattino, faceva offrire un sacrificio per ognuno dei figli. E cosa diceva Giobbe? Non sia mai che abbiano bestemmiato il nome dell'Eterno. Quindi lui era retto, integro, onesto davanti a Dio, coerente, e integro, la parola integro vuol dire che non c'è nessuna contaminazione. Allora, una persona così, quando si scontra con questo dato teologico, va in tilt, perché il nostro cervello ha bisogno di risposte razionali. Non delle cose campate per aria, ha bisogno di razionalità, chi più chi meno ovviamente, ma... E quindi lui faceva delle domande e i suoi amici gli rispondevano sempre riportando il dato teologico, e lui si è sentito da solo e assolutamente incompreso. Giobbe infatti si riteneva puro da te. Possiamo leggere Giobbe 9:21? E invece il 11:4? Tu dici a Dio, quel che sostengo è giusto, e io sono puro in tua presenza. Ecco, anche qui dice che io sono puro in tua presenza. Prendiamo quella parte del versetto che ci fa capire che lui si considerava puro e innocente agli occhi di Dio. Io volevo fare una domanda, se era possibile, se no non faccio cosa. Ma falla, falla. Allora, ancora 5-10 minuti, poi facciamo la pausa.
Allora Zofar, uno dei suoi amici, ribadisce il dato teologico. In Giove 11, 13, 19, nonostante Giove, vedete qui nel capitolo 11, lui dice di essere innocente, Zofar gli dice, in sostanza, gli dice no, tu non sei innocente, perché se tu fossi innocente non ti sarebbe accaduto tutto questo. Ma Giove era consapevole di essere innocente. Allora Zofar praticamente lo, come si può dire, lo giudica come una persona che sotto sotto ha peccato. Non lo vuole ammettere, non lo vuole ammettere, però da Giove, il Signore mi punirebbe. Se ti punisce vuol dire che tu qualcosa hai combinato. Io lo dico un po' così per far capire il concetto, no? Come magari lo diremmo oggi noi. E Giove dice no. Quindi c'è questo scontro tra la situazione di Giove e il dato teologico. E c'è, ripeto, il momento peggiore per Giove, perché si sente incompreso nella comunità. Nella comunità. A volte ci sono delle persone che nelle comunità viene una malattia, ma perché il nostro corpo purtroppo è sottoposto a tutto quello che ci circonda. Viviamo in un pianeta che è super inquinato. Mangiamo delle cose con i pesticidi e con i fertilizzanti chimici. Capite? Quindi potrebbe un giorno venire un'ulcera o venire qualcos'altro con tutti i virus che girano, eccetera. Quindi potrebbe, ecco. All'interno di una comunità a volte può succedere che se qualcuno prende una determinata malattia, la stessa cosa. Il Signore ti punisce perché tu hai peccato. Tu hai un peccato nascosto. Anche la depressione stessa. Accusare una un credente depresso di non avere fede e tu lo massacri ancora di più. Quindi Giobbe si scontra con l'incomprensione. Giobbe al capitolo 12 si chiede, ma perché non è assoluto? Lui in sostanza dice, sì, lo so che quando un uomo pecca, Dio in qualche modo lo punisce, lo so. Ma nel mio, quindi quello potrebbe essere un dato assoluto. Ma se quello è un dato assoluto, cioè punizione, scusate, peccato uguale punizione sempre e comunque, nel momento in cui io non pecco, quindi manca la prima parte dell'equazione, peccato uguale punizione nell'equazione, manca la prima parte dell'equazione, perché mi devo subire la seconda? La punizione. Capite? Quindi è un qualcosa che Giove non riusciva a capire. Emerge il concetto dell'ingiustizia. Possiamo leggere Giove 12, 6 e poi 21, 6 a 9? Sono invece tranquilli nei conti dei amati. Chi provoca a Dio si fa un Dio con la propria forza. Se ne sta sicuro. Perfetto. Questo era il 12, 6? Sì. Okay. 21, 6 a 9? Io ci penso e sono disvato, e la mia carne è presa da un debito, perché vivono i malvagi, invecchiano, anzi sono potenti e gagliardi, le loro parole prosperano insieme ai funesti, i loro rampogli crescono sotto i loro occhi, le loro case sono tranquille, senza timori, il bastone di Dio non pesa su di loro. Ok, perfetto. Allora, come ho scritto qui, si notano gli Arabi, similitudine con Salmo 73 di Asaf. Asaf era il capo dei musici all'interno del Tempio, era un levita, e nel Salmo 73 noi vediamo il lamento di Asaf esattamente con questi concetti. Perché gli empi prosperano e i giusti soffrono? Perché agli empi va tutto bene
e Asaf dice nel Salmo 73, e invece io sono messo a morte tutti i giorni. Arriva un punto in cui Asaf, e lo vedremo tra un attimo dopo la pausa, la stessa cosa di Giobbe, che ci dice, che dice: invano ho lavato le mie mani nell'innocenza. Asaf nel Salmo 73. Quindi questo vuol dire che è uno scontro, possiamo chiamarlo razionale? Chiamiamolo razionale, uno scontro razionale nella nostra mente che viene divisa perché noi per fede accettiamo il dato teologico peccato uguale punizione. Se io pecco, Dio mi punisce per amore, mi punisce perché magari noi siamo credenti, quindi possiamo peccare, l'abbiamo visto ieri, possiamo comunque peccare, ma non siamo gli empi increduli che rinnegano Dio, che sono contro Dio, siamo per Dio, però a volte possiamo peccare. Quindi a noi, quando Dio ci rimprovera, ci riprende, lo fa per amore, come noi riprendiamo i nostri figli. Quindi non lo accettiamo quello, quando succede sempre così, cioè che Dio riprende quelli che peccano. Noi lo accettiamo per fede, ma se siamo in una situazione come Giobbe, noi non riusciamo ad accettarlo razionalmente. E questo ci divide la mente. E noi entriamo nei problemi. E quando pensiamo, vogliamo confrontarci, parlare con le altre persone di questo problema che noi sentiamo, esattamente come gli amici di Giove che gli davano addosso sempre: ma no, tu hai peccato, dice, ma no, che non ho peccato, sì, hai peccato perché Dio, e esaltano Dio, va benissimo, ma questa esaltazione della giustizia di Dio nella mente di Giove diventa l'ingiustizia, e lui si è sentito solo dove? Nella comunità, incompreso, in lotta con se stesso, in lotta con Dio e in lotta con i suoi amici. Questo è un chiarissimo esempio di una persona che si sente sola e incompresa all'interno di una comunità. Ok, ci facciamo una pausa.